neonato a 3 mesi con una rara malformazione che ha causato la discesa una parte del cervello nel naso è stato gestito con successo all'ospedale infantile di Regina Margherita Torino. Questo è il primo caso nel mondo dell'intervento in endoscopia a un così giovane paziente con il mielomeningocele nasale, una condizione che impedisce la chiusura della base del cranio e che può causare meningite e problemi respiratori. L'operazione era necessaria perché il bambino non poteva respirare bene e rischiava il soffocamento. La tecnica endoscopica lo fece possibile rimuovere la parte del cervello in eccesso senza aprire il cranio e con complicazioni più basse rispetto alla chirurgia tradizionale. Il programma iniziale sarebbe stato quello farla crescere fino ad almeno 8 mesi e quindi gestirlo secondo la letteratura medica, ma le condizioni respiratorie del bambino sono gradualmente peggiorate, fino a quando, non essendo arrivato nel terzo mese vita, è stato deciso intervenire altrimenti. Il bambino avrebbe incontrato un blocco totale della respirazione e dovrebbe quindi essere sottoposto a un intervento tracheostomia per respirare. A seguito alcuni colloqui con i neonatologi, sebbene nella letteratura medica non vi fossero alcun premio precedente questo tipo interventi eseguiti prima del 6° mese età, è stato deciso procedere con un intervento endoscopia. Dopo aver spiegato ai genitori il problema del bambino e la possibilità di eseguire un intervento endoscopico, hanno accettato e il bambino è stato gestito con un intervento tecnicamente difficile della dottore professoressa Paolo Tavormina, insieme al dottore Federica Peradotto, il suo collaboratore e dottore. Paolo Pacca, aiuto della divisione di neurochirurgia pediatrica. I chirurghi Dipartimento Patologia e Cura Bambino Regina Margherita sono entrati attraverso il naso neonato con fibre ottiche e hanno permesso di monitorare cosa successo all'interior nel punto cruciale e quindi operare con microstrumenti, hanno permesso chiudere, attraverso la mucosa paziente, il buco alla base cranio. L'intervento ha avuto un risultato positivo. Il bambino è bene e ha uno sviluppo intellettuale e psicologico assolutamente normale.